Eccolo, Riva, tutti gli occhi puntati su lui, con malcelato timore da parte Viola, in ansiosa speranza tra i suoi sostenitori. Riva non segnava dal 15 dicembre dello scorso anno in questo campionato. È tornato invece alla gioia del gol nella giornata forse più importante per il cammino del suo Cagliari. Vediamolo subito questo importantissimo gol di Riva. È il 42esimo del secondo tempo e l'azione si muove sulla destra con Boninsegna. Lo scatto di Riva è bruciante e decisivo. Fiorentina 1, Cagliari 1. Dunque, eppure sarebbe stato un gol inutile ai fini del risultato senza un'altra prodezza. È il 15esimo della ripresa, manovra la Fiorentina, Amarildo fulmina a rete. Albertosi compie il miracolo, così. Allo stadio comunale di Firenze c'era una gran folla, malgrado l'avversione del tempo. Striscioni, bandiere, in mezzo a quelle viola c'erano anche i vessilli rossoblù, giunti dalla Sardegna. La posta era importante. Si incomincia con puntualità, sotto la direzione del signor Sbardella. La Fiorentina prende subito l'iniziativa e il Cagliari sembra piuttosto remissivo e frastornato dalla girandola iniziale nella quale si pongono in luce Amarildo, Maraschi, Esposito. Forse proprio per bloccare l'intraprendenza di Esposito, Scopigno inverte i ruoli tra Brugnera e Nenè, spostando all'ala l'ex Viola. È l'unica mossa di rilievo, perché le squadre, disposte negli schemi consueti, recitano la parte che fino dalla vigilia ci si aspettava. Cagliari guardingo e Fiorentina all'attacco. E non è neanche il terzo minuto quando la Fiorentina va in vantaggio con scioltezza. De Sisti a Esposito sulla destra, cross, testa di Maraschi. Nulla da fare per Albertosi, che vede così sfumare anche il tentativo di superare il primato di Da Pozzo. Passano 9 minuti prima di vedere il Cagliari in avanti. E questa infatti è la prima azione del Cagliari che, condotta da Nenè, obbliga Superchi a uscire su Riva. La Fiorentina continua però a dominare territorialmente e tecnicamente. Il Cagliari si difende qualche volta anche con affanno. All'undicesimo Longo smorza il tiro di Maraschi e facilita il compito di Albertosi. Al quarto d'ora il Cagliari tenta di contrastare il passo ai Viola cercando l'iniziativa sul centrocampo e al 17esimo, su corta respinta di Brizzi, Riva rovescia malgrado sia ostacolato. In contropiede replica subito la Fiorentina con Amarildo sulla destra e il tiro del brasiliano va a lato. La Fiorentina si porta di nuovo in avanti e passa al 23esimo. Il gol di Amarildo è annullato dall'arbitro Sbardella, che aveva fischiato il fallo su De Sisti, non concedendo la regola del vantaggio. La punizione conseguente non ha esito. La Fiorentina prende respiro ora e il Cagliari, prevalendo sul centrocampo, impegna i difensori viola, oggi precisi e forti in Ferrante e Brizzi. Anche Rovora è stato molto attento su Riva. Due difficili interventi del portiere viola, al 28esimo su questo tiro di Riva. Al 31esimo su questa fucilata di Boninsegna. E poi altre due occasioni per la Fiorentina. Al 37esimo Albertosi si salva sul gran tiro di punizione di Rizzo. Al 40esimo è Nicolai che anticipa Maraschi, ben lanciata da Mancini. E su questo episodio si chiude il primo tempo, che ha visto una netta prevalenza della Fiorentina, che ha avuto il torto di non concretizzare in gol il grande lavoro dei suoi centrocampisti, fra i quali oggi ha spiccato Esposito. Quando si riprende, si aspetta una reazione del Cagliari, che stranamente invece continua a stare coperto e a favorire il monologo dei Viola, che dura un quarto d'ora. Al terzo, il Cagliari si salva a stento, tre tiri consecutivi. Quello finale di De Sisti è deviato fortunosamente in angolo. Al settimo, Amarildo calcia la solita punizione con effetto e Albertosi blocca con qualche difficoltà. Al 15esimo, ecco, rivediamo la manovra della Fiorentina. Il gran tiro di Amarildo e la stupenda parata di Albertosi che si salva dal raddoppio. La partita ora si sposta sul centrocampo, al piccolo trotto, con la Fiorentina che cerca di controllare il Cagliari. Tattica sbagliata, quella di aver già ritenuto in mano il risultato. Il Cagliari spinge, nell'ultimo quarto d'ora l'acceleratore, sposta in avanti i suoi centrocampisti Greatti e Cera. Al 36esimo, Superchi compie un grande intervento su tiro di Nenè. Sarebbe un campanello di allarme. Al 39esimo, Riva, solo in area, si scontra con Superchi che devia.
In una manovra di alleggerimento, Rizzo si muove assai bene, entra in area, ma il tiro è centrale per la posizione di Albertosi. Dal mancato raddoppio al pareggio del Cagliari. Boninsegna dalla destra sul centro, è Riva che segna. Ha una reazione rabbiosa la Fiorentina, ma ormai è tardi. Il Cagliari, che richiama lo stesso Riva in difesa, porta con disinvoltura il pareggio fino alla fine. Risultato finale, Fiorentina 1, Cagliari 1.